Bene, salve a tutti cari non telespettatori, ad Hogan a tutti voi. Io sono Chrysalid, il keeper di questo lercio canale, e questa sera Alone in the Dark The New Nightmare, la partita con Alin. Alone in the Dark. Cioè, io quindi mi chiedo, cioè, qui ogni volta che il tizio che ha ideato questo perforatore doveva andare ad accendere l'interruttore del parafulmine lì su, e poi ogni volta correva fino laggiù perché c'era il tempo? Non poteva fare in modo che il parafulmine si potesse attivare da lì sotto? Cioè, non era un po' più comodo? Arca puttana! No, no. Non vi cago. Ne potete letteralmente andare a fare in culo. Secondo me continuano a rincorrerla perché c'è le tette grosse. Però vabbè. Ah, oddio, che è successo? Troppo facile, sì. Incomincio ad avere un certo bisogno di cose facili. Simon, stai rischiando il ban. Marte, ti prego, non dire così. Aspetta, fammi vedere che c'è là dietro. Secondo me ogni scusa è buona per far inquadrarle il culo, però vabbè. Tra l'altro il remake non si sa ancora effettivamente quando esce, quindi. Però secondo me ci vorrà ancora un po'. Secondo me prima di marzo, aprile 2023 non lo vedremo. Sì, ma se mi fai questa inquadratura, che cosa... Cioè, che... Ah, ok. Alin? Ah, vedo che abbiamo raggiunto lo stesso punto. Non ci resta molto tempo, dobbiamo sbrigarci. Altrimenti il nostro sacrificio sarà inutile. Ora stai parlando come un indiano. Altrimenti ci arrabbiamo. Mi sento come se mi fosse stata assegnata una missione. Sì, e benvenuta nel club. Là in alto c'è una stele con delle iscrizioni. Mi piacerebbe sapere cosa dicono. Seguimi. Esatto. Bravo, bravo. Ma questo è lo stesso pezzo che abbiamo fatto allora, anche con Carby. Riesci a decifrarla? Aspetta. Sì, penso di farcela. Ora intanto vi trovate facciamo vedere al cancello. Quello che ho preso oggi. Il varco che relega l'oscurità nei meandri della terra. Voi che state per aprirlo, voi dovete sapere che la notte respinge l'oscurità in queste caverne. Che film? No! Mentre il sole le richiama all'aperto. Non dirlo, non lo voglio sapere, lascia perciò stare. Perciò, se il cancello viene aperto mentre la sfera del giorno lancia i suoi primi raggi di luce, l'oscurità si spanderà per tutto il mondo. C'è da dire che aprendo il cammino alle sue creature. C'è da dire che la doppiatrice qua si sta impegnando per farla carina. Però secondo me sta esagerando. Nutrendosi del sangue dei figli della luce. Dannazione. Già. Puoi dirlo forte. Stavo dicendo, l'attrice qua si è impegnata. Cioè, la doppiatrice si è impegnata per cercare di dare un po' di suspense. Però secondo me è un po' esagerato. Cioè, era un po' troppo finto. Cioè, sembrava a metà tra un romanzo e il doppiaggio di una pornoattrice. Penso che questi devono essere i sette dei della luce. Sì, e quel fantoccio in mezzo deve essere Hecaton Kires, il dio degli dei. Ehi, credi in quella leggenda? E tu?
Non ci credi in quest'isola? Ha detto non volevo saperlo. Sbrighiamoci. Per quanto io adori quel film, per carità, eh. Stiamo a settembre e fa ancora caldo, eh? Porca miseria, porca. Qui il solito baule delle meraviglie che ci sta una meraviglia di roba, spero. Qui, qua ci abbiamo. Allora, 5 medikit. Il caricatore di accumulatori. Una pistola lancia saette. E 5 amuleti di salvataggio. A faccia lo cazzo. Questo dovrebbe essere lo stesso identico filmato che ci sta anche con Carmi. Ti supplico, Alan, non hai idea delle conseguenze di ciò che stai per fare. Eden Shaw. Per anni tu mi hai osservato, aspettando questo momento, solo per vedere se i tuoi poteri di stregone sono ancora attivi. Ma è troppo tardi. Avresti dovuto pregarmi tanto tempo fa. Entrambi sappiamo che oggi è il giorno o la notte. No, disperdi vacche. Stai tremando? Anche tu sei come gli altri. Paralizzato. Mi rendo conto che solo mio padre è riuscito a combattere la pazzia che pervade tutti i Morton. Ed è stato ciò ad ucciderlo. Io l'ho ucciso. E tu vorresti che io ora lasciassi perdere? Ho passato tutta la mia vita aspettando questo momento. Non mi ha mai interessato il vostro mondo umano. Guarda che sei umano anche tu. Ora raccolgo i frutti delle mie ricerche. Ho creato un nuovo essere, senza coscienza. Come sono i frutti delle ricerche? Emozioni, di che sanno? Di banana, dolore. Di mela? Un essere che non avrà dubbi o speranze. Presto i miei figli regneranno su tutta la terra. E mio fratello, quel codardo, sarà uno di loro. So cosa rappresenta questa statua. È per questo che la porto con me. Tu pensavi che distruggendo il mio mondo avresti compiuto il tuo destino? Non aspettarti che ti conceda questo lieto fine. Ora togliti di mezzo. Vabbè, cioè, le darò una spintarella a buttarlo per terra mi sembra eccessivo. Vabbè che è vecchio, però. Quanto a voi, stranieri, non so cosa vi ha spinto qui, ma anche voi presto scoprirete l'oscurità e l'oblio. Quanto sculetta Lin, cioè, veramente, l'hanno animata che lo fa apposta proprio. Per troppo tempo. È giunto il momento che l'oscurità esca e invada il mondo. Bonazza, terna, ma non potreste pensare alien, a farvi una scopata Zair, invece della conquista delle tenebre del mondo? Ma scopate, non rompete i coglioni. Cioè, se la gente scopasse di più, queste cose non succederebbero. Qui mi sa che ha cannato l'audio il gioco, perché questo filmato dovrebbe avere l'audio, vabbè. Mi toccherà mettercelo a parte quando lo ricaricherò. Ok, qua c'è la curiosità, perché con Garby facevi ti questo. Ti prego, non mollare. Se non recuperiamo la settima statuetta, saremo perduti. Ma Garby è morto.
Io non ce la farò mai da sola. Il tuo amico non è morto. Se lo fosse, vorrebbe dire che gli dei della luce ci hanno abbandonato e non ci resterebbe altra scelta che inginocchiarci ad aspettare le ombre. E qui ci dovrebbe essere un dialogo, ma non si sente nulla. Carmi non è morto. Speriamo che dopo il dialogo si sia. So cosa desidera Alan. Vuole far sparire la settima statuetta nelle profondità delle ombre, impedendomi di celebrare il rituale. Non ci è dato sapere quello che devi riuscire dicendo. A anche dare i numeri dell'otto prima che sorga il sole e appaiano le ombre. Si rende conto? Il no. Lei sa. Ok, basta con la mappa. E il problema è che adesso Edenshaw mi avrà detto che cosa devo fare, ma non. Basta! Ma non lo so. Ah, devo andare proprio qui dentro anch'io. Non capisco se devo andarci anche con lei o se devo fare un altro giro. Vediamo. Ah, ok. Ma quindi finisco negli inferi anche con Aline, ma faccio un giro differente. Io vi ignoro, sappiatelo. Non leggo più i vostri commenti. Aline? Non puoi neanche immaginare quanto sia felice di sentire la tua voce. Aline, ho fatto uno strano sogno. È la prima volta che riesco a ricordarmi di un sogno. Allora devi essere sulla strada giusta. Dove sei? Su un ultrapiombo roccioso, sopra un abisso. Sei stato fortunato. Ma hai pure clippato, brutta stronza! Lo sapevo che l'avevi fatto, guarda. Prima dell'alba. Edenshaw mi ha detto che le acque delle fonti sono incredibilmente curative. È una buona notizia. Ti prometto che alla fine ce la faremo. O ce la faromolo, dipende. Allora, questi sono i cristalli luminescenti. Sta lapide. Cioè, io ci devo avere costantemente il culo suo in faccia, vabbè. Oddio che è? Questa, è la stessa parte di Garbi, solo che io vengo con lui, venivo dalla parte opposta. Wa, Hadouken. Non ti rispondo, non ti rispondo proprio. Ma in teoria sarebbe cosa buona e giusta salvare adesso. Aspettiamo ancora un po'. Sono nello stesso punto di prima. Non avrò mica fatto un giro inutile, spero. Yeah.
incredibile, gli Abkhanis hanno costruito una fortezza di fianco ad un baratro. Più che incredibile, direi poco furbo. Ah, oh, e che... Tura di coglioni che siete. Mi sta facendo fare il percorso di Garbi al contrario, cioè quello lì. Non ci provare nemmeno. Rompipalle. Con questa scala vorrei riuscire a raggiungere la fortezza. Ah! Ma dove mi hai colpito con quella lingua? Madonna, oh! Questi con la lingua sono peggio di me. Anche te! Ma vedi, scazzatu cazzo! Vi mando la fattura per la riparazione, eh? Siete avvisati. La musica è decisamente un po' troppo abusata. Non so quante volte... E basta! Quanti siete? Affanculo un po'. Mamma mia, che dito al culo. Rotante con la sabbia e con l'unghia incarnita. Queste che ti corrono subito addosso, ecco come. Vabbè, mi si è messo dietro per farmi danno, vabbè. Questi cani sono un po' esagerati, però, cioè, non possono attaccarmi ancora prima di apparire, cioè, è normale che mi prendono. Questa scala qui a che serve? Scapelli. Qui c'è qualcosa. Borraccia indiana in pelle. In pelle umana. Sì, adesso è meglio salvare. Se può mai sapere. Qui
qui non c'è nulla, però dall'altra parte qualcosa c'è, quindi è chiaro che devo risolvere un enigma qua. È inutile, non vi cago, non vi rispondo. Non ve la do soddisfazione. Intanto aspettatevi la fattura della riparazione a casa. Tanto so dove abitate. Capisco se sto andando avanti a vuoto o se sto semplicemente complicando le cose. Così. Le porte che si aprono perché sì. Vuoi spingere la targa? Che ne so io qual è la soluzione. E qui c'è un buco che non avevo visto prima. Fa vedere. Fa vedere sto buco. Ho preso il sigillo di pietra. Melecant. Beh, se me le canta sono contento, magari c'è una bella voce e canta bene. Dio della luce accecante impugnò la spada dorata e seminò ulteriormente il terrore tra le creature della notte, le quali furono costrette a rifugiarsi sotto la crosta terrestre. Perché la crosta è quella della parte peggiore, cioè è sempre buona da mangiare la crosta, per carità. Ma gli dei si stancarono di questo conflitto e... Hecaton Kyres, dio della luce che dona la vita, creò una razza di guardiani, esseri umani, e diede loro l'incarico di controllare che le creature della notte non scappassero dalla loro oscurità, dalla loro oscura prigione. In seguito gli dei ripresero il loro viaggio lasciandoci il loro respiro e la loro magia. Allora, presumo che questo sigillo circolare va messo nella stanza dove stavo prima. Mi è apparso quest'altro buco qui. Almeno per tutte quelle che mi avete fatto voi sui fulmini. Un altro sigillo di pietra. I 7 no, non me ne frega un cazzo, raga. Cioè, non posso star a leggere tutte le singole cose che mi dai. Quindi questo vuol dire che presumibilmente io devo, cioè devo prendere tutti i sigilli di tutte le singole pietre che tocco? Se ogni cosa me ne fa apparire, però c'è un altro sigillo. Ma la domanda è, tutti questi sigilli, che cazzo ci devo fare? Sono una marea tutti i sigilli, ma poi comunque dove dovrei usarli? È questo che un po' mi puzza, perché sono tanti.
mancano altre due, quindi... Ah, qua non è apparso nulla, però. Ah, no, ecco, sì, è apparso. Diciamo che la soluzione è a metà, perché a meno che io non devo prendere prima tutti i sigilli, sette come le statuette, a meno che io non devo prendere prima tutti i sigilli e poi devo scambiare la posizione dei medaglioni di pietra, cioè in pratica mi sta facendo prendere i medaglioni di pietra perché io li metto a posto, cioè li metto in ordine giusto. Credo di aver capito che dovrebbe essere così, perché sennò non so dove usarli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, me ne manca uno. Quindi me ne manca uno. Scusa, quante pietre sono? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Però è giusto che me ne manca uno, perché su una pietra c'è la porta d'uscita. E comunque non abbiamo risolto il perché di dove li devo usare, perché io non ricordo. Cioè l'unica parte che ricordo è quella prima, dove ci stava anche quella specie di buco, dove l'altra parte c'era qualcosa, ma i buchi non erano sei. Ma non credo di doverli usare qua, però, perché non... E invece sì. Metti il timbro. E invece sì, vanno usati proprio qua. Ma non sono tutti, però. Detto così è un po' strano. Vabbè, facciamo conto che comunque non si dice così. Però comunque qua ne metto solo tre, quindi no, che non è che cambia tanto. E comunque non è cambiato niente. Il ponte non si è aperto. Quindi a che pro ho fatto sta cosa? Cioè, perché... Ah, eccole gli altri. Vabbè, ma che inquadrature di merda. Ma poi non so timbri, non sono timbri. Cioè, prima me li chiami medaglioni, mo me li chiami timbri. E quindi li ho tolti da lì per venirli a mettere qua, in poche parole. Però se non altro non c'è un ordine che devo sgamare, fortunatamente almeno quello. A me mi mancano tanto, ora che mi avete fatto in mente vino, mi mancano tantissimo i vanilla del Montaritos, quanto cazzo erano buoni. Che cosa c'è qui? Piramide di pietra. Non fate battute sul triangolo di Yu-Gi-Oh! Su puzzle del Millennium. Che nessuno le faccia. Hai preso un amico di salvataggio. Nei Kasushi, forse. Vedi qua? Questa piramide qui, forse va messa qui sopra. L'altare e la cima è troncata, quindi devo metterla qui. Mamma mia quanto mi manca, guarda, niente, uscivi da lì letteralmente pieno. E vabbè, questa era troppo facile, fatto. È proprio scontata. E ora che succede? Abbiamo fatto i danni? Ho acceso le luci, in pratica. Ah, la statuetta... Ah, è la testa che va in quella parte lì. Guerriera, tu sei valorosa. Mi piace che i figli della luce siano pieni di coraggio.
Fin quando siamo figli di luce, non figli di qualcos'altro. Perché ti attendono molte battaglie. E io, Hecaton Kires, desidero che tu ne esca vittoriosa. Questo è quel doppiatore che è morto di recente. Mo non mi ricordo come si chiama. Giovanni Battezzato, forse. Un doppiatore che è morto di recente. Vuoi scendere dalla scala? Sì. Io spero solo che non sto andando a caso. Perché non ho capito dove devo andare, sinceramente. Non lo so. Cioè, non lo so davvero. Vaffanculo, stronzo. Ah! Giusto. Cazzo, il doppiatore del Dragon Sharon. Come cazzo ho fatto a dimenticarmelo? Aaron Cash è la prima guardia di Batman Arkham Knight. È la guardia che ti aiuta per tutto il tempo. Sono bloccato in questo loop, non mi fai uscire da nessuna parte. Yeah. Guarda, se mi deve ammazzare sto cornuto. Ho capito, ma non vale, cioè, non mi stai dando cristalli per ricaricarmi? Come faccio a difendermi senza i cristalli? Sto in danger, mica l'avevo visto. Madonna santa benedetta. Rischiavo di morire stavolta. Cioè, mi ha riempito di cristalli fino a mo', adesso che mi servono non me ne stai dando neanche uno, ma sei stronzo. Vaffanculo. Sto un po' avvilito, però cerchiamo di andare avanti. Cristallo, cristallo, cristallo!
Guarda se prende. Guarda se prende il cristallo sta stronza. E non lo prende. Niente. E tocca sprecare le granate per questi. E questi continuano a apparire. E dammi sto cazzo di cristallo. Oh. E niente, ieri c'è stato il temporale fortissimo qua e una scarica ha causato il cortocircuito che mi ha bruciato le porte della TV e che adesso non funzionano più e quindi devo farlo aggiustare. Quella deve essere l'acqua che cura le ferite. No, non fare pure tu sta battuta di merda, per favore. Una fontana naturale, si vuoi riempire la fiaschetta. Ah ok, quindi quindi non posso, devo, vabbè. Allora facciamo così. Benvenuta nel club allora. Allora, borraccia indiana in pelle umana, tipo quella di Fantozzi. Scendere questa parete, mi sembra di avere altra scelta. Da te che ce l'hai ancora un lavoro. E che hanno liberato, non sai, la strega dell'ovest che ha liberato. Oh, è rotto il cazzo, vaffanculo un po' tutti quanti, rompicoglioni. No, già da un po' che mi hanno mandato via, mi hanno tenuto soltanto 5 giorni o 6 giorni, non mi ricordo, per coprire le, solo per coprire le ferite di chi mancava. Già. Hanno assunto nel momento in cui serviva di più, perché ci stavano gli scarichi, quindi gli serviva qualcuno. Infatti mi hanno fatto fare 300 cose insieme. Mi sono dovuto riposare una settimana per riuscire a riprendere a camminare normalmente, per quanto mi hanno stancato. Fa molto Silent Hill questa musica. Non penso che ci andranno. Che vuol dire sto gesto che l'hai salutato? Ok, ma perché sono venuto qui? Cioè, a che proprio non c'è niente? Eccola, devo scendere da qua, trovata. Se mi restasse ancora del tempo, mi congratulerei per il tuo coraggio, ma sono in ritardo. Ed è anche troppo tardi per voi e per gli altri. Ora nulla può fermarmi. Beh, proprio nulla, nulla no. Guarda! Guarda cosa hai fatto a tuo fratello. Obed, ma... Ma
sì, lanciamoci nei buchi perché sì. Una statuetta abbandonata. Il mio istinto da idiota mi dice di salvare. Afghanistan raffigurante un'aquila. Carby, ce l'ho fatta! L'ho presa! Presto, torna qui! Si sta scatenando un inferno! Non posso tornare indietro! Devo trovare un'altra strada! Vai avanti! Ci incontreremo più tardi! Ma non posso! Io... Vai! È un ordine! Un ordine di che? Chi cazzo sei per darmi ordini? A malapena so come ti chiami! Ma è apparso e poi è scomparso, cioè che vuol dire che mi ha trollato? Ah! Vaffanculo, insomma, c'è cioè, la solita recita degli dei rituali, il cazzo e mazzi. Signorina Cedrak, sono Johnson. Cosa? Johnson? Come ti permetti? Ho parlato con Carby. Sei un essere spregevole. Mi hai fatto pensare che Obed Morton fosse mio padre. Non avevo altra scelta. Lamb voleva assolutamente che tu andassi su Shadow. È mio, devi pammelo. All'inizio pensavo che riguardasse le tavole, ma dopo ho capito che voleva solo sbarazzarsi di Carby e di te, perché eravate gli ultimi due che potevate ostacolarlo. Riguardo alle traduzioni, le aveva avute da Obed Morton. E quella fotografia? Un fotomontaggio. Dannazione! Che razza di lavoro fai, in realtà? Lavoro per il governo. Mi è stato chiesto di infiltrarmi nell'organizzazione di Lamb, ma la mia copertura è saltata. E Lamb mi ha mandato i suoi sicari. Come vedi, non è facile per nessuno. Io mi sono servito di voi, ma sono stato a mia volta usato. Posso solo dire che mi spiace. Ora dovrai fidarti di me. Cercherò di tirarvi fuori di lì entro un'ora o due. Nel frattempo... tenete duro. Certo, non ho bisogno del tuo aiuto. Certo, due ore qua dentro. Certo, due ore qua dentro. Preferirei ascoltarmi due ore di corsivo. Dio, forse no, forse sono meglio i demoni. No, infatti sì, sono meglio i demoni. Sto nell'acqua ma non si sente l'effetto sonoro dell'acqua. No, sì, in effetti sì, c'hai ragione, è meglio... decisamente, sono decisamente meglio i demoni. Che è? Qualcuno che mi insegue? Eccala! No, questo è un vicolo cieco. Anche se in realtà teoricamente ci arriva lì, Roba. Capisco perché sculette in questo modo col corpo mentre fa ste manovre, vabbè, non importa. Aline, sono Johnson.
Per Dio, Johnson. Per Dio. Se lavori veramente per il governo, avverti i tuoi superiori. Chiama l'esercito. Fa qualcosa. Non posso. Non ho più nessuna autorità. Lamb mi ha bruciato. Carby mi ha detto che Lamb aveva la traduzione. Sai che cosa vuol dire? Sì. Che hai il potere di aprire la porta dell'oscurità. Le porte dell'oscurità. Ho scoperto che Lamb ne ha individuate altre due. Oh no, non è possibile. Dimmi che non è vero. Il pilota dell'elicottero mi ha detto che saremo da voi prima dell'alba. Ti prego, non mollare, non mollare. Desidero talmente farti del male che non c'è pericolo che mi arrenda. Beh, se non puoi mollare, puoi magari retare. Se non puoi fare con le molle, fai con la rete. Qui con Carby ci ho perso 20 minuti per capire come si saliva là sopra. Da qui mi pare che si saliva. Sì. Ragazza mia, ho una piccola ragazza. Fermo! Non dargli retta! Spara! Spara! Oh mio Dio! Figlia, avresti il coraggio di sparare a tuo padre? Tu non sei mio padre! Nessuno è mio padre! Beh, nessuno no! Se no, non eri nata! No, se cerco di spostarmi non si sposta, non si leva. Quindi non è probabilmente una cosa di cui vantarsi. Secondo me gli faccio danno solo quando lo faccio tirare indietro. Comincio a pensare a sta cosa. Che soltanto adesso lui indietreggia con il corpo. Forse è solo qui che gli faccio danno. Vedi, soltanto quando indietreggia gli fai danno. Vai, corri. Le terrò a bada io. Ma cosa ne sarà di te? Di noi, siamo in due. Tanto ricorda vagamente il mostro della cosa, quello lì, quello a due teste. Cosa, che senso ha essere arrivati lì se poi non devo andare avanti ma devo tornare indietro? Va direttamente indietro, no? Della luce. Io sono Iron Man. Io sono Iron Man. No, niente, niente. Deformazione professionale. Ok, cioè, che cosa ho concluso? Cioè, non potevo andare direttamente. Vabbè.
queste cose io proprio non le capisco. E perché hai spento la luce, poi me lo spieghi? Ma perché c'avete tutti quanti i problemi della luce qua? Mi pare di star vedendo Slenderman. Ecco, sono arrivato qua dove devo usare le teste. Anzi, la testa. È lo stesso, mi sa. Ho visto un elicottero sulla spiaggia occidentale. Non hai un secondo da perdere. Sbrigati perché presto il sole sorgerà. Ma e lei? Ora posso compiere il mio destino grazie a te. Ti sono molto grato. Ora va. Però non vengo pagato. Sono grato ma non vengo pagato. A lei magicamente ricompassa la giacca, da dove l'ha presa non si sa. Sì, comunque il finale è lo stesso. Coraggio, salite! Te lo sei proprio meritato. Buonanotte. Arrivi tanto, arrivi sul finale, quindi... Arrivi proprio quando si dice arrivare alla fine. Sì, sì, questo è il finale. Vedi che esplode tutta l'isola. Beh, il finale con l'elicottero, molto Resident Evil, vabbè. Signor Fishburne, lei è un Lawrence Fishburne. In quelle che la scienza chiama Pesce Bruno. Architettoniche. Situata sulla cresta di una faglia minore. Questa faglia si è improvvisamente allargata di una dozzina di metri e l'isola vi è sprofondata. Signora Wallace, può inviare a Fishburne il suo piccolo compenso? Il suo piccolo compenso. Bruno Bonella dovrebbe essere l'autore originale di Wind Dark. Allora, abbiamo completato completamente, vabbè. Allora, Wind Dark e New Nightmare, che dire, una cosa devo dirla. Vince totalmente sul discorso della doppia storia. Cioè, la copia del Resident Evil 2 si vede, però la fa meglio, perché la storia di Carby è molto diversa da quella di Aline. Quasi buona parte delle ambientazioni sono complete. cioè quasi buona parte delle ambientazioni sono diverse, tutti gli enigmi sono diversi, cioè in sostanza corregge, prende Resident Evil 2, lo copia comunque, è fatto abbastanza bene, ma ne corregge il difetto principale. Qua mi dispiace dirlo, ma Alone in the Dark vince proprio a mani basse, cioè differenzia totalmente le storie dei due personaggi e non fai quasi niente di simile, cioè quasi niente, gli enigmi tutti diversi, magari si incastrano un po' meno meglio, però su sta cosa vince. Poi sì, cioè è invecchiato abbastanza bene. La cosa su cui sicuramente si dovevano impegnare un po' di più secondo me sono le musiche, perché le musiche sono poche. Porca puttana, 2 ore e mezza, vabbè, mezz'ora l'ho perso il tiro a vuoto. Comunque vabbè, le musiche sono poche e sono ripetute. Sul fronte musiche si dovevano impegnare un po' di più, però è uno dei migliori esponenti del suo genere, indubbiamente, è invecchiato molto bene. E diciamo che è un super horror a cui non manca nulla, nonostante i suoi difetti, qualche telecamera, qualche collisione, qualche hitbox un po' a marcia. Però è un solo horror che ha tutte le caratteristiche che servono. Sì, anche se jumpscare, magari sono un po'. Diciamo, non,
cioè, sono un po' tutti uguali, cioè sono i nemici che t'appaiono sempre all'improvviso, però comunque funziona. Cioè, sotto il discorso della doppia storia, mi sa che dirlo è superiore a Resident Evil. Magari Resident Evil 2 vince sui personaggi, magari anche sulla storia, che la storia è un po' abbandonata a se stessa, nel senso che è totalmente autoconclusiva e sembra un po' che manchi qualcosa. Cioè, è sicuramente il migliore Alone in the Dark, ma non ci vuole neanche tanto. Sì, funzionano tuttora. Credo che io non ricordavo nulla, però cioè, mi ha fatto saltare diverse volte. E certo, Carby e Aline non hanno sicuramente lo stesso carisma di Leon e Claire, però diciamo che è un gioco giustamente, cioè ingiustamente finito nel dimenticatoio, ingiustamente bollato come brutto nome di Resident Evil 2, perché alla fine, però comunque cioè, il gioco ha venduto tanto perché su Play 1 c'è la versione Platinum, quindi non dire un botto. E quindi c'è cioè, sicuramente per gli appassionati anche non, e sicuramente da giocare o da recuperare, anche se sono tante versioni diverse e costa 2 lire, quindi un giro se lo merita sicuramente. È un po', diciamo, sì, fa i dialoghi, magari non sono, a volte i dialoghi sono un po' stupidi, però è comunque un gioco del 2001, non so se 2000 o 2001, però comunque è un gioco di 20 anni fa, quindi diciamo che lo si può anche, non c'è qualcosa di veramente tanto grave come o mancanza o come difetto, sono cose che ti aspetti da un gioco dell'epoca. Beh, è un gioco che è uscito anche sulla Play 1, quindi e è sicuramente il migliore degli Alone in the Dark, ma non ci vuole tanto. E comunque gli Alone in the Dark, la prima trilogia è invecchiata veramente di merda, e quello del 2008 è uscito un pochino così,